A nulla è valso l'appello dello scorso settembre del sindaco di Villanova nel Piacentino di un intervento di messa in sicurezza del torrente Arda. Nessuna risposta è arrivata dagli enti preposti e la situazione è in continuo peggioramento. La mancata manutenzione con piante, arbusti e rifiuti nel letto del torrente mette a serio rischio di esondazioni il corso d'acqua. A rilevare la criticità di questo torrente anche i sopralluoghi della Protezione Civile. Solo la prefettura ha risposto al primo cittadino del comune verdiano, manifestando la propria volontà e la propria disponibilità a compiere eventuali azioni. Da regione e provincia non è invece giunta alcuna considerazione, nonostante Villanova sia nelle condizioni peggiori per quanto riguarda rischi e sicurezza, in quanto si trova sullo sbocco in Po ed è condizionata dall'avere un restringimento a collo di bottiglia che fa da tappo, rallenta il deflusso delle acque in modo molto pericoloso. Inoltre la valutazione di portata del torrente, fatta in virtù della presenza della diga a monte, non è aggiornata e coerente con lo stato attuale in cui versa il corso d'acqua. Da qui un'interrogazione in regione per sapere se l'amministrazione regionale intenda organizzare un tavolo di lavoro per cercare, insieme con gli organi locali competenti, una soluzione che sia però una soluzione definitiva del problema e si intenda attuare misure di controllo e gestione dell'ampio bacino idrico della vallata. E poi ancora la richiesta di un'adeguata manutenzione perché occorrono interventi risolutivi e periodici, tra cui anche lo sfalcio del verde, chiamiamolo verde ma sono alberi, tra un po' alberi di alto fusto, deve essere puntuale. Non si può piangere dopo, quando ci si trova eventualmente con il paese allagato, con persone in difficoltà, con una zona artigianale che potrebbe subire danni non trascurabili e che potrebbero richiedere diversi giorni per il ripristino e la messa in riassetto.